Ecco un altro classico. Ciao a tutti da Marco Domeniconi, il vostro consulente musicale, spero, preferito. Red Hot Chili Peppers, 1991, considerato il miglior album. Molti di voi ricorderanno questa struggente ballata, Under the Bridge, tratta da questo disco. Non lasciatevi ingannare, ha un crescendo rossignano alla fine. Non possiamo ascoltarla tutta purtroppo perché abbiamo solo 3 minuti a disposizione. Si usava, io la usavo come warm up al privé dell'Italghisa nel 92. Luci spente, ma ballavano lo stesso. Dopo ci mettevo l'unplug di Nirvana, le ballate più romantiche del Pearl Jam, Stone Temple Pilots, in un crescendo rossignano anch'io. E poi si partiva con la musica tamarra degli Snap, The Other Way. Ma all'inizio, luci spente, tutta questa musica era bellissimo. Arrivò John Frusciante in questa formazione e poi si partiva. Di funk, punk, rock, sentite il basso come lavora. Mi è chiamato crossover perché l'incrocio tra questi 3 stili che non c'entravano nulla l'uno con l'altro. Ma loro riuscirono a alchimizzare il tutto. Energia di Red Hot Chili Peppers, perfetti per andare a fare bodybuilding. Ogni mattina un ospite di rilievo. Con noi oggi Marco Domeniconi.